Buongiorno a tutti. Allora, video super richiesto. Oggi primo video del 2017, cioè nel senso primo video registrato del 2017, ed era un bel po' di tempo che non registravo video. Se mi seguite anche sugli altri social network, sapete che ho avuto un periodo di crisi mistica accompagnata da periodo no di no stop, insomma, sia di lavoro che di amore. In questo video vi faccio vedere come seguire una buona base viso, se riesco a parlare, coprente, modulabile, quindi va benissimo sia per una base viso normale che per una base viso molto coprente da Photoshop, con il contouring e la lighting come sempre. Poi io sto ancora struccata occhi labbra perché adesso registrerò il video su trucocchi che vedrete poi successivamente. Ho voluto dividerli semplicemente perché così non perdiamo la focalizzazione su un determinato argomento e in modo che mi possiate anche fare tutte le domande sul make up viso che andrò ad eseguire. Non so, mi sembra un'impacciata che è la prima volta che registro un video. In realtà forse siamo arrivati a 400 video, se non di più. Io vi do un grosso bacio e vi lascio al video. Allora, solitamente per quanto riguarda il viso applico la crema idratante già una mezz'oretta prima, se non un quarto d'ora prima di fare la base. Questo perché comunque ho bisogno che la base sia completamente asciutta, di modo che il fondotinta non sia troppo corposo su di essa. Quindi adesso sto mettendo la crema contorno occhi e sto utilizzando quello là di Biofficina Toscana che è l'antiruga e mi trovo benissimo. Per quanto riguarda il viso, ho usato sempre della stessa linea l'emulsione viso antiossidante. Li sto utilizzando ormai da quasi un mese e devo dire che mi sto trovando molto molto bene, che si asciugano abbastanza bene entrambi. Per una base molto coprente, io utilizzo solitamente un fondotinta molto coprente che mi assicuri una durata e una resa bellissima. Però prima di passare al fondotinta, applico questo primer qui, che è quello di Benefit, il Pore Refiner, no, il Pore Professional, esclusivamente sui pori dilatati, perché ahimè, che cosa sono i pori dilatati? È una parte della nostra pelle che subisce un trauma, ok? Quindi è inevitabile, ci sono. E per quanto noi possiamo restringere i pori con creme specifiche, eccetera, eccetera, comunque sia, dopo un paio d'ore, un poco chiedono pietà. Quindi solitamente io vado su queste zone qui, sul naso, un po' sulla fronte e un po' sul mento. Per una base molto coprente, utilizzo questo fondotinta qui, che è quello di Estée Lauder, il Double Wear. Nella colorazione Towie, è diciamo quella che è molto simile al mio colore del viso, e lo stendo prima con un pennello a setola molto molto fitta e poi successivamente lo lavoro bene con una spugnetta di queste qui tipo Beauty Blender, questa è delle Real Technique, mi trovo benissimo anche per la forma, andando un po' a scaricare il prodotto, quindi vado a creare un effetto non troppo pesante ma comunque ben coprente. Chiuse queste. Cioè, vi rendete conto quanto fa schifo? È un fondotinta che si asciuga molto rapidamente, quindi lo lavoro con estrema velocità. Ok, quindi una parte la sfumo bene con il pennello. Con la spugnetta vado a prelevare il resto del fondotinta che mi è rimasto, tamponandolo sulle zone che voglio avere maggiore coprenza. Se mi seguite sapete che effettivamente io non amo molto i correttori sul viso perché io credo che comunque sia riusciamo ad ottenere una coprenza anche elevatissima con un buon fondotinta, che però riusciamo anche a modulare bene in altre parti del viso che non hanno bisogno di questa estrema coprenza. Quindi ad esempio dove vedo che ci sono più rossori, li stratifico. Sfumo bene anche qui. Per quanto riguarda il contorno occhi, vado ad applicare prima un pizzico di questo correttore che è l'Erase Paste BD Benefit, numero però 02 perché è un intermedio e ce ne vuole veramente poco per andare a correggere la discromia blu, ok? Per questo è così corallino.
Ultimamente ho delle occhiaie pazzesche e forse andrò anche controcorrente, ma a me non piace applicare troppo prodotto sul contorno occhi, quindi mi fermo qui e vado con questo correttore che è di NARS, che è Custard, il citofono. Io un po' lo rimuovo, nel senso che non voglio metterne troppo, anche se adesso andremo a fare il baking, il famoso baking, però troppo correttore comunque sia un po' segna. E siccome l'età avanza, non voglio sembrare, diciamo, più segnata di quanto in realtà sono sul contorno occhi. Ok, adesso vado con una cipria iper sottile che è quella di Laura, sì, vabbè. Lara Mercier, e vado con la spugnetta di prima, ok? Quindi vado un bel po' in tutta la zona. Ok, adesso vado a creare le ombre del viso, e se mi seguite sapete che io le faccio sempre con il D11 di Kryolan, che è un camouflage, e utilizzo questo pennello nuovo di Kiko, che è il numero 11, e lo trovo veramente divino. Ovviamente non tocco il contorno occhi, vado anche sul naso. E poi vado sempre con un prodotto in crema, vado a creare qualche punto luce con il correttore di Urban Decay, il Naked Skin, nella colorazione light, ma va benissimo qualsiasi tipo di correttore, l'importante sia poco più chiaro del vostro incarnato. Sul naso poco poco. E mi sfumo questo chiaro verso la fronte, ma non mettendo il correttore sulla fronte perché non mi piace, è un effetto un po' troppo finto. Anche se comunque l'effetto che vogliamo è un effetto da Photoshop, eh. Ok, sono trascorsi 5 minuti, quindi vado a rimuovere la cipria in eccesso sul contorno occhi ed applico una cipria di fiducia. Io vado a utilizzare la cipria Actin, che però ho tritato, quella di Bioniche, che è quella per pelle e tendenze acneiche, e la vado ad applicare col pennello numero 7, sempre di Kiko. Dopo aver fissato bene il fondotinta, solitamente tocco un po' il viso con le dita affinché senta che tutto si sia completamente fissato, quindi lo sento bello compatto. Vado a ricalcare le ombre e i punti luce con, utilizzo per questa volta la palettina di Kat Von D, questa qui bellissima che spero presto arrivi in Italia da Sephora, quindi io l'ho comprata in America quando sono stata quest'estate. Vado prima con i punti luce, quindi utilizzo un mix tra questi due che sono opachi, ok? Però considerate che ne metto veramente pochi. Questi sono i punti luce perfetti anche per chi ha qualche segnetto in più, perché non sono eccessivamente perlati. E ad esempio vanno benissimo anche su questa parte del naso, perché il perlato sulla fronte e sul naso non va, eh. Poi vado con un mix di questi due, che sono due marroni freddi, e vado praticamente a ricalcare il marrone che ho fatto prima in crema. Questa cosa qui mi permette di ottenere una sfumatura ancora più graduale, perché per fare un buon contouring bisogna sfumare, 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 non esistono linee nette, ok? E poi dobbiamo anche domandarci che contouring è, cioè un contouring per una foto, è un contouring per una serata importante o per un giorno, perché sicuramente se è giorno io non andrei a fare tutto questo lavoro, quindi io adesso sto per uscire e avrò, diciamo, più luci artificiali che naturali e questa cosa mi porta a calcare di più la mano. E adesso vado con un fard. Ultimamente amo molto questo qui che è un pesca, è molto versatile anche con gli incarnati ed è Kendra di Nabla, e lo vado ad applicare tra praticamente questa fascia di luce qui e il marrone in questa zona qui. Seguo sempre lo zigomo perché io voglio un effetto zigomatico molto importante, però se avete il viso molto lungo applicatelo anche molto sulle gote perché andiamo ad orizzontalizzare il viso. Infine applico l'illuminante. Utilizzo questo di Mary.
Utilizzo questo di The Balm, che è il Mary Lou, però mi assicuro prima che il tutto sia ben sfumato, non come ho fatto io. Quindi per sfumare bene utilizzo il pennellone da cipria e lo applico sugli zigomi seguendo la zona, ok? Quindi in questa zona qui. Volendo potete mettere l'illuminante anche sulla punta del naso, però io personalmente non lo amo. Cioè, a volte dipende, d'estate mi piace di più, però se avete un nasino piccolino meglio. Io col nasetto un po' più grande, niente, questa è la base. Io vi do un grosso bacio, spero che questo video vi sia stato d'aiuto. Se vi è stato d'aiuto, spolliciatelo, commentatelo. Fatemi sapere come seguite voi una base con un buon contouring, una base perfetta coprente. Io vi lascio e ci vediamo sicuramente col prossimo video, che sarà il video del tutorial occhi che sto per registrare. Vi do un grosso bacio.